dai rumori notturni al licenziamento di 8 lavoratori. Vediamo come ci siamo arrivati. Ci troviamo a San Valentino della Collina, al Mangimisio Checcarini. 8 licenziamenti dovuti a una sentenza del tribunale che ha costretto l'azienda a sospendere i turni di notte per il troppo rumore. Della vicenda, al momento, se ne è occupata soprattutto la CISL, che ha organizzato un presidio sabato 5 marzo per difendere gli 8 posti di lavoro. In questa puntata sentiamo qual è la posizione di chi ha partecipato alla manifestazione su questa intrigata vicenda, dove da un lato c'è il diritto al vivere in un contesto sano, dall'altro il diritto al lavoro e nel mezzo una sentenza di un tribunale. Il Mangimificio Checcarini è accaduta una cosa molto particolare e strana, nel senso che da 10 giorni a questa parte è stato raggiunto un provvedimento da parte del tribunale che vieta la prestazione lavorativa in turno notturno, in quanto la sentenza evidenzia uno sfasamento della rumorosità in orario notturno. Non è che ci stupisce tanto la sentenza, quando l'esecutività, che comunque ha messo in serie difficoltà l'azienda per l'organizzazione del lavoro, ma soprattutto c'è stato un effetto domino che ha portato al licenziamento di 8 lavoratori. Beh, la situazione è angosciante, soprattutto per chi come me ha ricevuto una lettera di licenziamento, considerando che ecco, dal mese prossimo io non ho più lavoro, non so quello che si può dire. Da una sentenza di un giudice che ha preso così all'improvviso questa decisione di chiudere di notte i turni notturni, che poi oltretutto per delle motivazioni che sono ancora da verificare, io non lo so, ecco, ditemi voi come può uno stare tranquillo, ecco, soprattutto in una situazione di crisi come è oggi l'Italia. Io abito a sarà 150 metri qui più avanti, ma comunque i rumori che dicono è... Io personalmente non è che li sento, poi ognuno può dire quello che gli pare. Certo che è un grosso problema, se non lavoriamo la notte è un casino. Un casino perché non ce la facciamo a preparare la merce per tutti i clienti. La ditta ha messo la completa disposizione per accontentare questa persona che ha fatto la denuncia. Hanno fatto di tutto, hanno speso, erano anche disposti ad accettare consigli da parte delle autorità competenti per fare altri lavori, e adesso arriva questa sentenza che taglia le gambe un po' a tutti, ai dipendenti, all'azienda stessa che non può più produrre, e quindi ci saranno delle perdite in tutte e due, sia da parte dei lavoratori che da parte dell'azienda. L'impegno del Comune è quello di cercare in questo momento di risolvere la situazione di questa azienda, di questi 8 lavoratori che sono vittime di un paradosso, perché appunto parliamo di un'azienda sana che ha commesse in aumento e che si trova adesso, voglio dire, in ragione di questa vicenda a dover mettere a rischio la propria produttività e 8 posti di lavoro. Però credo che questa sia una vicenda che ci debba spingere ad aprire una riflessione più generale, perché i motivi di conflitto tra sostenibilità ambientale e attività produttive non possono risolversi senza dare il giusto valore appunto al lavoro e alla valenza sociale e pubblica delle attività economiche, perché poi succede, come in questo caso, che ci accorgiamo che corriamo dei rischi molto seri. Noi pensiamo che questa cosa debba essere comunque rivista, ci siamo immediatamente attivati nel chiedere un incontro istituzionale, compresa l'ARPA, per vedere se insieme possiamo trovare una soluzione, considerato che i tempi della giustizia sono abbastanza lunghi e che i lavoratori non possono attendere ulteriormente questa situazione. Bisogna che noi diamo certezze ai lavoratori di reintegro del loro posto di lavoro, perché comunque ci sono da evadere commesse, ma soprattutto si rischia che l'azienda esca dal mercato con serie ricadute anche per il futuro.